6 anni e il pensiero va inevitabilmente a quel mese di luglio. Sì, assolutamente, già dalle prime ore di questa giornata arrivare in questo luogo e vedere arrivare e ripartire questi convogli bianchi e gialli ha riportato inevitabilmente la mente al ricordo di quelle 23 vittime, al ricordo di quel 12 luglio 2016 in cui quei convogli qui ad Andria purtroppo non sono mai arrivati. È chiaro che da quel momento in poi la città vive una ferita che è tuttora aperta, ma è altrettanto chiaro e siamo consapevoli di quanto quest'opera fosse attesa e anzi probabilmente doveva arrivare ben prima che poi si consumasse quella terribile tragedia. Oggi vogliamo caricare anche di positività e di speranza questa ripartenza, questa giornata, immaginando che su questi convogli noi facciamo salire, ecco, la speranza di comunità che si ricuciono, la speranza di persone, tante che abbiamo incontrato già dalle 5 di questa mattina, che attendevano questo momento per riprendere con un po' più di tranquillità e di organizzazione anche la propria vita quotidiana. È stato bello vedere i dirigenti scolastici sollecitare la loro utenza scolastica all'utilizzo del treno per una questione ambientale, per una questione paradossalmente di sicurezza, perché è di questo che parliamo, e sottolineiamo anche che dopo quel 12 luglio del 2016 proprio la normativa in termini di sicurezza è cambiata tanto in maniera ancora più stringente e questo ha comportato anche il ritardo che poi si è accumulato per arrivare a questa giornata di oggi, ritardo che ha dovuto poi scontare anche il Covid e una serie di altre cose, ma fondamentalmente è cambiato il mondo della sicurezza su strada ferrata. Allora, adesso c'è una nuova riorganizzazione dei trasporti, come si intende procedere? Allora, sì, grazie per la domanda. Si intende procedere con il rafforzamento sia del trasporto pubblico locale, che abbiamo una linea che passa per il davanti della stazione e quindi chi dovesse andare all'ospedale avrà la fermata su via Milite Ignoto guardando le tabelle ovviamente del trasporto pubblico locale, mentre per quanto riguarda la ferrotranviaria noi abbiamo il trasporto qui ad Andria Sud, si fermano il treno, però nella parte posteriore della stazione, nella parte su via Bisceglie, ci sono i pullman sostitutivi per Barletta e quindi si continuerà su gomma, su Largo Cerruti e abbiamo sperimentato su gomma quello che dovrebbe succedere quando avremo le tre linee, quindi anche su Viale Virgilio, dove per intenderci dove si fermano i Flixbus su Viale Virgilio. Quindi in questo modo cambia la nostra viabilità e saremo attenti a comprendere se gli orari sono compatibili o meno con l'andata a Bari. Oggi è una giornata storica, come cambierà la viabilità anche su Andria grazie a questo nuovo servizio? E andremo passo dopo passo anche con la viabilità su Andria. Proprio queste soluzioni stanno venendo fuori a seconda dell'incidenza del traffico che abbiamo avuto fino ad oggi. Certamente non è una città semplice, le strade sono quelle che sono e la viabilità vedremo se incentiveremo la gente all'uso più corretto sia delle auto e soprattutto della mobilità sostenibile con bici, che all'occorrenza metteremo tra non molto le velostazioni, cioè appunto per cercare di limitare l'afflusso di questi veicoli automobilistici. Questa mattina riparte il servizio da Andria, cosa ne pensate? Siamo molto contenti, io sono all'ultimo anno di università, quindi diciamo è una soddisfazione poter arrivare a Bari in un tempo fattibile. Quindi questa mattina stai andando in università? Sì, ho lezione a Luna. Mentre per lei? Sì, sono altrettanto contenta anche perché sto frequentando 6 mesi all'estero in Erasmus e il mio primo semestre l'ho fatto qui, però comunque ho avuto dei problemi per raggiungere comunque Bari, dato che dovevamo andare sia a Trani, poi da Trani raggiungere Bari. E ora sono molto più contenta, tant'è che sto provando per la prima volta dopo un sacco di anni.